Grazie. Abbiamo un problema, nel senso che doveva iniziare ora la seduta conclusiva e siamo invece in ritardo di ben una tavola rotonda che dobbiamo ancora svolgere. Allora, era previsto l'intervento del Presidente della Provincia di Roma, ma sta inaugurando la Mostra del Cinema a Roma e quindi ha declinato il nostro invito con dispiacere, ma sta facendo quest'altra cosa. Abbiamo un solo breve intervento dai partecipanti che ci fa particolarmente piacere ascoltare, che è quello di Carlo Mochi Sismondi di Forum PA. Senti, no, non volevo fare assolutamente perdere tempo, rinuncio all'intervento, colgo solo la sollecitazione di Vianello, che poi peraltro è stata ripresa da tutti e quattro gli speech veramente interessanti. Se volete proviamo a metterla in piedi, cioè, come eravamo partiti con le città digitali tanto tempo fa, vi ricordate, quindi all'inizio le reti civiche, eccetera, eccetera, partiamo con città digitali 2.0 e cominciamo a capire che cosa vuol dire in questo momento. Noi ci abbiamo, se volete, noi ci siamo. Ci siamo noi, non da soli, perché Forum PA può essere solo un pezzetto, perché c'è tanta gente anche che l'ha già fatto, sta facendo, sta lavorando su questo. Se volete, in qualche modo possiamo dare una mano a creare un luogo in cui questo network possa consolidarsi e in parte anche essere utile per tutte le altre amministrazioni che volessero fare qualcosa del genere. È un invito, insomma, è un'offerta di collaborazione, può essere colta o non colta, noi ci staremo. Grazie. Bene, oggi c'è stato, grazie Carlo, un intervento molto interessante che parlava come sulla rete si sta sviluppando l'economia del dono. Ecco, Carlo ci ha fatto un'offerta di questo tipo. Carlo, hai ascoltato il commento? Ho parlato di economia del dono rispetto a quello che avviene sulla rete. Cambiamo tavolo, scusate, semplicemente per dire che abbiamo detto le iniziative locali sono importanti perché quelle centrali latitano, forse sono importanti perché quello locale è la scala adeguata per ragionare di queste cose, esattamente.